Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo del progressive overload, questo che avete scelto nel sondaggio che ho fatto qua su YouTube, quindi vediamo un attimo come contestualizzare questo metodo. Iniziamo in realtà vedendo di che cosa si tratta per capire quelli che sono i suoi benefici, vediamo come strutturarlo. Prima di iniziare però ragazzi, tantissime persone che ci seguono non sono ancora iscritte al canale, quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un like, possibilmente di condividere e di commentare. Questo è molto importante, ci dà una mano veramente veramente grande a portare avanti il nostro progetto, a continuare questi video. Quindi se vi interessa il progetto, se vi piacciono i video, mi raccomando interagite il più possibile e supportateci da questo punto di vista. Detto questo, andiamo a parlare del progressive overload. Il progressive overload è un concetto in realtà abbastanza generale, astratto per come dovrebbe essere interpretato, ossia progressive overload si tratta di aumentare progressivamente un qualcosa, normalmente è riferito al carico. Progressive overload, ossia carico sempre in maniera progressiva di più e miglioro quindi sui miei esercizi, sulle mie alzate, però dovrebbe essere visto in maniera un po' più astratta. Il bodybuilding è progressive overload, ossia aumento progressivamente quella che è la mia performance in una delle quattro variabili, in diversi aspetti insomma. Quindi è un concetto che deve essere visto in maniera un po' più ampia del semplice lavorare sul carico, però generalmente quando parliamo di progressive overload parliamo di quel metodo abbastanza basic e standard che poi si rivede nel chasing the log, ossia battersi, avere un certo carico con un certo ripetizioni e cercare gradualmente di fare o più ripetizioni o più carico, e adesso vedremo come. Quindi lo scopo del progressive overload puro, chiamiamolo così in maniera assolutamente impropria, però per intenderci, quindi quello riferito a carico e reps, ecco, lo scopo è quello di migliorare la forza nel bodybuilding, quindi un miglioramento di forza contestualizzato nel bodybuilding. Questo è molto importante perché il miglioramento di forza per eccellenza che si vede è quello riferito al powerlifting. Il powerlifting è lo sport della forza, quindi se voglio aumentare la mia forza, che cosa faccio? Utilizzo dei metodi di powerlifting adottati su alcune alzate o sulle alzate di powerlifting vere e proprie nel mio bodybuilding, e nasce così il concetto di powerbuilding. Ora, seppur in alcuni contesti questo può essere sensato, nella maggior parte dei casi non lo è. Perché? Qual è lo scopo, il goal del powerlifting? Quello di aumentare il massimale, che è una cosa ben diversa dell'aumentare della forza in generale. Questo perché se io parlo della forza, devo innanzitutto contestualizzare la forza su quale alzata. Quindi nel powerlifting sono tre alzate, mentre come abbiamo visto più volte, queste tre alzate non sempre, anzi nella maggior parte dei casi non è così, si riflettono in un buon stimolo ipertrofico in ambito bodybuilding. Quindi non sempre panca, stacco e squat sono delle buone alzate da inserire in un programma di bodybuilding. Ma soprattutto questa forza è contestualizzata all'1 RM, che è per la verità uno stimolo che da un punto di vista ipertrofico ci dà veramente poco. Quindi essere forti su panca, stacco e squat nell'1 RM non ci dà concretamente vantaggio. Ora, possiamo traslare degli schemi di powerlifting in altre alzate, per esempio utilizzarli in un hack squat piuttosto uno stacco gambe semitese eccetera eccetera. Sì, si può fare, però comunque stiamo lavorando in funzione di un 1 RM, che è uno stimolo che nel bodybuilding non ci interessa. Allora, ricontestualizziamo la forza nel bodybuilding. Io quello che voglio fare è voglio aumentare la forza negli esercizi che normalmente faccio e che su di me, sulla mia biomeccanica, vanno a darmi una stimolazione ipertrofica concreta ed importante, quindi una buona attivazione muscolare, un buon bracing, un buon line of pull. Ne abbiamo parlato ampiamente nella nostra Academy su Rhino Nation, quindi casomai vi rimando all'Academy. E oltre a questo, io voglio migliorare la forza dove sugli RM che per me sono utili. RM sta per ripetizione massima, quindi per esempio un 8 RM è un carico con cui posso fare 8 ripetizioni per arrivare al cedimento. Quindi per esempio un 8 RM è un carico con cui posso fare al massimo 8 ripetizioni, un 6 RM è un carico con cui posso fare al massimo 6 ripetizioni. Ecco, ogni RM va ad attivare in maniera più o meno selettiva e in maniera differente gli stimoli di adattamento ipertrofici, quindi sostanzialmente ogni RM rappresenta per me uno stimolo e ogni distretto muscolare risponde in maniera specifica, in maniera anzi più importante, in maniera più efficace a determinati RM. Quindi non tutti i distretti muscolari rispondono bene al 5 RM, quindi hanno un buon adattamento ipertrofico se miglioriamo sul nostro 5 RM. Non tutti i distretti muscolari rispondono bene ad un 15 RM, alcuni distretti rispondono molto bene a un 8 RM, altri un po' meno. Insomma, ogni distretto muscolare ha il suo range, la sua rosa di RM, quindi di stimoli cui tende a rispondere meglio per una serie di motivi di cui abbiamo già parlato, quindi non mi dilungo troppo. Quindi questo è il quadro generale. Il progressive overload per questa ragione rappresenta per la verità il 90%, se non di più, di tutto quello che mi serve per migliorare la mia forza. Quindi sì, in alcuni casi mi può convenire andare ad inserire degli schemi di powerlifting, ma
per diventare veramente, veramente forte in maniera imbarazzante, di nuovo nell'ambito del bodybuilding, quindi sui miei RM, basta veramente il progressive overload, non c'è bisogno che impazzisco. È uno schema molto semplice da poter utilizzare e dovrebbe rappresentare quella che è la base del mio macro ciclo di lavoro. La base perché un miglioramento di forza su quegli RM mi permette di rendere più efficace qualsiasi cosa io vada a fare. Quindi nel momento in cui scelgo come programmare diversi mesocicli di lavoro, ecco, il progressive overload è una parte molto importante. Non dico che debba essere utilizzato sempre all'inizio del mio macrociclo o all'inizio di una serie di mesocicli di lavoro, però è una componente molto importante, un driver molto importante. Come detto più volte, quando imposto una programmazione e periodizzazione di allenamento, io devo ragionare sia su quello che un singolo mesociclo mi dà a livello di adattamento ipertrofico, sia su quello che mi dà a livello di miglioramento delle skill, e questo miglioramento delle skill devo utilizzarlo per il mesociclo successivo, quindi ottenere un transfer sul successivo mesociclo. Però di nuovo di questo abbiamo parlato nella nostra academy, quindi non mi dilungo troppo e voglio concentrarmi su quello che è il progressive overload. Quindi come strutturarlo? In realtà è molto molto semplice. Il primo punto è quello di scegliere e selezionare quelli che sono gli esercizi. Ci basiamo sulla nostra biomeccanica, ci basiamo su quello che sentiamo meglio, ci basiamo sui concetti, come detto prima, di bracing, line of pull, resistance profile, eccetera. Quindi quelli che sono gli esercizi che mi permettono di stimolare al meglio il distretto, avere un adattamento ipertrofico migliore. Scelgo gli esercizi e scelgo logicamente anche l'ordine degli esercizi. Il secondo punto è quello di identificare per ogni esercizio lo stimolo che voglio dare, che si concretizza in maniera molto semplice negli RM che voglio colpire. Ora, RM non vuol dire quasi mai scelgo ok, qua lavoro sull'8 RM, qua lavoro sul 12, eccetera. Vuol dire sempre individuare un range, quindi per esempio lavoro sull'8-10 RM, perché parliamoci chiaro, tra un 8 RM e un 9 RM lo stimolo non cambia troppo, quindi di solito si fa un salto a 2. Gli stimoli che si vanno a scegliere normalmente sono un 6-8 RM, un 8-10 RM, un 10-12 RM, un 12-15 RM, un 15-20 RM, un 20-25 RM, un 25-30 RM. Questi sono più o meno i salti, però logicamente poi il tutto va contestualizzato ed eventualmente adattato in base anche allo scopo specifico che abbiamo. Però possiamo partire da questa base. Sulla base di tutti i concetti di individuazione dello stimolo che di nuovo abbiamo approfondito nella nostra academy, andiamo a identificare quelli che sono migliori per ogni singolo esercizio e possiamo sceglierne due, possiamo sceglierne uno soltanto, possiamo sceglierne tre. Generalmente non ne scegliamo troppo, perché una volta che lavoriamo per esempio su un 8-10 RM, su un 12-15, abbiamo già coperto gran parte degli stimoli. Possiamo eventualmente inserire un 20-25 RM o un 20 più, come normalmente si dice, cioè se supero le 20 ripetizioni vado ad aumentare il carico. Quindi questa è più o meno la panoramica generale. A questo punto, una volta che abbiamo individuato gli stimoli, devo individuare il carico. Inizialmente, se non ho punti di riferimento, è un po' un terno all'otto, nel senso che cerco di stimare ok, più o meno sull'8-10 RM quanto posso caricare per fare 8, 9 o 10 ripetizioni a cedimento. Non lo so, metto 50 kg per parte, 75 kg per parte, 100 kg per parte, non lo so, questo dipenderà da voi, però lo stimate inizialmente. A questo punto inizia la fase di chasing the log vera e propria, cioè battere costantemente il nostro log. Il mio scopo in sala è quello di battermi continuamente sessione dopo sessione. Che cosa vuol dire battermi costantemente? Faccio un esempio: ho una Smith Chest Press, carico 60 kg per parte e devo fare 8-10 ripetizioni, ne faccio 9, perfetto. La prossima volta io sto all'interno di questo 8-10 RM, ne ho fatte 9, sto proprio in mezzo, quindi mantengo lo stesso carico ma punto a battermi sulle ripetizioni, quindi punto a strappare almeno 10 ripetizioni. Quindi la volta successiva vado, riesco a fare 10 ripetizioni, benissimo, sto sempre all'interno del mio 8-10 RM, cioè quei 60 kg per parte sono sempre un 8-10 RM per me. Ok, la volta successiva devo battermi di nuovo sulle ripetizioni perché manterrò questi 60 kg per parte. A questo punto supero e riesco a superare, faccio 11 ripetizioni, magari ne faccio addirittura 12 perché sono veramente in forma. Benissimo, mi sono battuto e sono uscito dall'8-10 RM. Che cosa vuol dire? Che questi 60 kg per parte per me non sono più un 8-10 RM, ma sono un 11, un 12 RM. Quindi a questo punto, la volta successiva, per rimanere a lavorare sul mio 8-10 RM, dovrò aumentare il carico. Quindi per esempio metto 61,25 kg per parte o 62,5 kg per parte. Di nuovo parto, mi usciranno 8-9 ripetizioni, dipende da quanto sono in forma, quindi mi mantengo
sul carico, cerco di battere ripetizioni, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente quando esco dal rep range andrò ad aumentare il carico, finché rimango nel rep range punto ad aumentare le ripetizioni. Quindi come vedete il progressive overload si basa sul aumentare o il carico o le ripetizioni in base a quella che è la mia performance effettiva, quindi rimanere a lavorare nel mio 8-10 RM o lo stimolo che ho scelto. Ora, alcune precisazioni in merito. La prima precisazione riguarda la fase di warm up. Ne ho già parlato ampiamente, però il warm up nel caso del chasing log deve essere un warm up molto intelligente che mi permette quell'effetto che viene definito priming, ossia riuscire ad arrivare al picco di performance nelle mie serie allenanti. Quindi se da una parte non mi devo affaticare troppo, dall'altra devo abituare il cervello ad attivare tutte le connessioni neuromuscolari necessarie per affrontare il carico, e questo lo faccio aumentando il carico molto gradualmente. Quindi normalmente il warm up è un warm up che è costituito da molte serie di avvicinamento, ma serie costituite da poche ripetizioni, le uniche e minime necessarie per abituarmi al carico, quindi parliamo di 4-5 ripetizioni fino anche delle doppie semplicemente, per poter poi andare sul carico e ottenere la massima performance possibile. Quindi questo è il primo requisito, quindi un warm up molto generoso che richiede in realtà abbastanza tempo. Su una pressa posso arrivare a fare 13 serie di warm up, se per esempio carico 13-14 pizze per parte farò una serie per ogni pizza che vado ad aggiungere. Allo stesso tempo su una Smith Chest Press ne posso fare 4, 5, ma anche 7, 8 in base al carico che avrò logicamente. Ora, altra precisazione riguarda sull'effettiva possibilità di battersi ogni volta. Ora, per potersi battere ogni volta una cosa importante è impostare in maniera molto intelligente le nostre sessioni, cioè dobbiamo effettivamente permettere un miglioramento della performance, quindi non strafare sul volume, non fare junk volume, riuscire a mantenere l'intensità elevata e riuscire a impostare un ordine degli esercizi che mi permetta di far recuperare al meglio il distretto muscolare per tornare poi sullo stesso esercizio. Molto spesso il progressive overload è veramente efficace quando impostiamo delle rotazioni. Cosa sono le rotazioni? Io ho per esempio in una push pull legs una sessione push 1, una sessione pull 1, una sessione gambe 1 e poi faccio la seconda rotazione, una push 2, che è diversa rispetto alla numero 1, quindi faccio, alleno sempre gli stessi stretti ma con esercizi differenti, pull 2, legs 2, poi torno di nuovo una push 1. Quindi sostanzialmente questo mi permette, ipotizzando un 3 giorni on, un off, quindi push pull legs riposo, push pull legs riposo, mi permette di tornare sullo stesso esercizio, no magari tutte le settimane, ma ogni 10 giorni, ogni 14 giorni, quindi nel frattempo avrò riallenato per esempio il petto, però sullo stesso esercizio torno nell'arco di diverso tempo. E questo permette di evitare stalli, perché immaginate di dover aumentare di di un minimo di ripetizioni, oppure aumentare di 2,5 kg per parte ogni settimana, doverla aumentare ogni 2 settimane. Capite bene che già a colpo d'occhio aumentare di 2,5 kg per parte ogni 2 settimane è più fattibile, a rigor di logica proprio. Quindi la struttura in rotazioni mi permette di evitare degli stalli, quindi è molto importante strutturare tutto quanto bene, per cui se avete lo stesso esercizio che si ripresenta 2 volte a settimana non potete pensare di aumentarlo costantemente, magari all'inizio riuscite ma poi raggiungete degli stalli. E questo è il motivo per cui molte persone falliscono il progressive overload o pensano che sia impossibile aumentare costantemente. No, in realtà è molto possibile aumentare costantemente, ma dovete fare le cose con intelligenza. Anche l'aumento del carico deve essere proporzionale, cioè su una Smith Chest Press non potete aggiungere 10 kg per parte una volta che avete superato il vostro rep range, aggiungerete il minimo possibile che avete in sala, cioè andate per piccoli step, tanto quello che volete migliorare lo volete migliorare sul lungo periodo, cioè volete nel giro di 2-3 anni avere un carico molto più importante. Poco fa ho pubblicato su Instagram una storia di un ragazzo che sta facendo Kratos, che è un nostro programma che si basa proprio sul progressive overload, e ha detto: ho raddoppiato il carico sulla mia Smith Chest Press. Ma Kratos è un programma che dura 40 settimane e passa, quindi è un programma molto lungo, e quello è il discorso: lavorare e ragionare sul lungo periodo, perché logicamente non possiamo pensare, a meno che non siamo neofiti o appena intermedi, di migliorare la forza in maniera drammatica. La miglioreremo sì, ma di nuovo nel lungo periodo, quindi è un qualcosa che richiede tempo e è un qualcosa in cui dobbiamo mettere in conto degli stalli. È necessario, arriveremo a degli stalli. Gli stalli possono essere degli stalli generali, quindi un overreaching in generale, e in questo caso faremo uno scarico passivo attivo, ho già parlato a lungo dell'overreaching. Può essere poi uno stallo specifico su un determinato esercizio, cioè Ludo, io sto continuando a migliorare il mio progressive overload, però non so, sulla Smith Chest Press, sulla pressa, sull'hack squat, su quello che ti pare, non riesco più a migliorare, cioè l'asso ne stallo.
farlo. Allora, primo discorso, datevi tempo. Di nuovo, non potete pensare di migliorare costantemente. Il fatto che non aumentate non vuol dire che non state dando uno stimolo, cioè il log è uno strumento che deve essere usato a posteriori, e ho fatto un video riguardo come utilizzare il log, quindi questo è un discorso molto molto importante. Secondo punto, oltre a darvi tempo, se vedete che proprio non riuscite a superare un qualcosa, potete provare a forzare un po'. Per esempio, sono fisso facendo 9 ripetizioni o 10 ripetizioni sulla Smith Express e devo fare un 8-10 RM. Ok, sono fissa a settimane, sai che ti dico, aumenta di 1,5 kg per parte, 1,25 kg per parte, e vedi che cosa ti esce. Magari te ne escono 8, magari te ne escono 6, ma va bene così, almeno ti abitui al carico e ricominci da là e vedi se riesci a portarle ad 8. Quindi ogni tanto vale la pena forzare un minimo, soprattutto se sono distretti di esercizi in cui ha senso lavorare anche con rep range un po' più bassi. Ora, ciò detto, l'altro modo per superare degli stalli, se siamo proprio in stallo, non abbiamo modo neanche di aumentare, oppure proviamo ad aumentare e le ripetizioni crollano, ce ne escono soltanto 3, ecco, in questo caso si tratta di dover cambiare un po' le carte in gioco, e va benissimo, il progressive overload prevede questo ed è un qualcosa che deve essere fatto puntualmente in base ai feedback che avete. Quindi, come cambiare le carte in gioco? Prima cosa che possiamo fare, molto semplice, è cambiare l'ordine dell'esercizio, quindi invece di metterlo all'inizio lo metto magari alla fine. Avrò un crollo di ripetizioni, di carico. Va benissimo così, perché sarà magari il quarto esercizio, però ricomincio da là e ricomincio a costruire. Magari il mio scopo è quello di tornare alla performance che avevo quando lo avevo come primo esercizio, quindi tornare a fare 50 kg per parte di Smith Express per 10 ripetizioni dove mi ero stallato, però avendolo come quarto esercizio. Quindi quando successivamente, magari in un successivo mesociclo, lo rimetterò come primo, auspicabilmente avrò un carico superiore. Quindi questa è una soluzione. L'altra soluzione è quella di variare il rep range. Ok, sono stallato sulle 8-10, vado alla lavorare soltanto sulle 12-15, oppure cambio due rep range. Molto spesso questo viene fatto in abbinamento a un cambio dell'esercizio, quindi metto l'esercizio alla fine e faccio un lavoro su un 12-15 RM, su un rep range un po' più ampio o un po' più basso anche, però mixo un po' le cose. E l'ultima soluzione, logicamente, è quella di cambiare esercizio. Sono stallato su questa Smith Chest Press, senti, invece di farla su 15 o 30 gradi, la faccio su 45 gradi, quindi vario l'inclinazione, perderò un po' di forza, ma ricomincio a costruire con una line of pull differente, con un pattern motorio differente, oppure allo stesso modo la sostituisco con una Chest Press, la sostituisco con delle distensioni con manubrio, perché si vede che anche se non sono saturo in generale, sono saturo sull'esercizio. Di nuovo, questo va benissimo, non è un fallimento del progressive overload, è così che funziona, cioè devo andare a cambiare le cose in funzione di come mi sento, quindi o scarico se sono cotto in generale, o mixo un po' le cose se raggiungo degli stalli importanti su alcuni schemi motori nei quali sono saturi. Non possiamo pensare di aumentare la forza all'infinito, però possiamo aumentare la forza in maniera concreta e importante nell'arco della nostra carriera e nell'arco di anni, e vi assicuro che con un progressive overload fatto bene, anche su natural, guardate atleti come AJ Morris o guardate atleti come Keefe West, sono atleti che si allenano nella palestra dove mi alleno anch'io e che hanno una forza veramente impressionante, perché lavorano sempre in progressive overload. Ora, dal mio punto di vista, non si dovrebbe lavorare sempre in progressive overload, non è questo quello che dico, ma potete arrivare a caricare veramente 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 tanto, cioè parliamo di atleti che su un cyber hack squat senza bande caricano 7 pizze per parte. Non so se vi rendete conto, non so se avete mai provato il cyber, se vi rendete conto di quanto siano pesanti 7 pizze per parte, e lo fanno per diverse ripetizioni, quindi tanta tanta roba. Ragazzi, questo è tutto per questo video, io vi ringrazio per avermi seguito, qualsiasi domanda qua sotto sarò ben lieto di rispondere, farò altri sondaggi qua su YouTube per chiedere il vostro parere sui prossimi titoli, quindi mi raccomando, state aggiornati, seguiteci anche su Instagram, sulle varie piattaforme, e noi con questo ci vediamo nel prossimo video.